coronavirus, la giunta regionale sta valutando nuove misure restrittive. Petrosino, il comune sosterrà le spese di sepoltura per le vittime del coronavirus. Trapani, controlli dei carabinieri, scatta l'arresto per un 53enne accusato di spaccio di droga. Favignana, il comune rinnova la convenzione con l'ASP per la gestione dell'idroambulanza. San Vito Lo Capo, pubblicato bando per contributi a fondo perduto per le attività del territorio. Benvenuti al TG Vallo prima pagina. La giunta regionale sta valutando in queste ore per assumere decisioni in merito alle conclusioni del Comitato Tecnico Scientifico sull'attuale situazione pandemica in Sicilia. Al vaglio del governo Musumeci in particolare ci sono misure restrittive che si rendono necessarie in considerazione dell'andamento del contagio da coronavirus sul territorio siciliano. Oggi intanto rimangono in vigore le disposizioni previste dal governo nazionale relative alla didattica, salvo in quei comuni dove sono state già assunte iniziative diverse. Ieri sera il governatore Musumeci aveva diramato una dichiarazione. Sentiamo. Fotografa una realtà preoccupante perché è aumentato il numero dei contagi negli ultimi giorni. Il periodo delle festività ha registrato un calo di attenzione e quindi le conseguenze si pagano adesso. Dovremo adottare delle misure restrittive e lo faremo dopo una riflessione assai approfondita. Nel frattempo arriveranno le determinazioni del governo nazionale, ci confronteremo con Roma. E dobbiamo necessariamente correre ai ripari perché è un peccato di fronte alla campagna di vaccini che ci vede fra le prime regioni in Italia mobilitando centinaia e centinaia di personale sanitario e poi dobbiamo registrare la impennata dei contagi che rischia di mettere tutto in discussione. Quindi serviranno provvedimenti necessari adottati con fermezza, purtroppo dico, ma abbiamo la necessità di farlo. Sulla scuola c'è poco da aggiungere, la didattica a distanza continua fino al giorno 10, per le altre scuole, per gli altri ordini e gradi rimane vigente il provvedimento nazionale. E intanto, dall'avvio della campagna vaccinale anti-Covid nell'isola sono state somministrate complessivamente 44.211 dosi di farmaco su altrettanti cittadini rientranti nel target attuale previsto dal piano nazionale. Solo ieri, giovedì 7 gennaio, i vaccinati in Sicilia sono stati 8.559, lo ha reso noto l'assessorato regionale alla salute. Sospese oggi le attività didattiche in presenza per tutte le scuole dell'obbligo a Marsala, ciò al fine di permettere un preventivo screening di tutta la popolazione scolastica marsalese, lo ha reso noto l'ente lilibetano. In attesa di un'apposita determinazione da parte del governo regionale, sentiti il commissario straordinario dell'ASP di Trapani e la responsabile regionale dell'USC, ha avuto il conforto dei dirigenti degli istituti scolastici della nostra città che ho ascoltato in videoconferenza, ho ritenuto, ha precisato il sindaco Grillo, di prendere questa decisione che ritengo quella più appropriata. Auspico che si possa riprendere l'attività scolastica in presenza con maggiore serenità dopo il richiesto screening di tutta la popolazione scolastica. È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Alcamo l'avviso pubblico riguardante le misure di sostegno economico a favore di soggetti e nuclei familiari in stato di bisogno sociale derivanti dall'emergenza epidemiologica. Per ogni nucleo familiare, fa sapere il Comune alcamese, la domanda può essere presentata da un solo componente. Il valore del buono spese è commisurato al numero dei componenti. L'istanza di sostegno potrà essere presentata esclusivamente online accedendo al sito del Comune. Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News.
al TG Vallo News. Salemi dice no a un deposito di rifiuti radioattivi nel Trapanese. L'intera provincia di Trapani da anni è impegnata ad aumentare il proprio appeal turistico e a guadagnare le attenzioni dei mercati internazionali con i propri prodotti agroalimentari frutto di un lavoro rispettoso dell'ecosistema. Davanti a un territorio che punta sull'ambiente, sulla storia e sulle bellezze naturalistiche, appare fuori da ogni logica la possibilità, seppur remota, che venga scelta proprio questa provincia come luogo per un deposito di rifiuti radioattivi. È la posizione della giunta comunale di Salemi e del gruppo consigliare di maggioranza Salemi 2024. La Sicilia ha già pagato un prezzo altissimo in passato in termini ambientali, ancora la giunta comunale di Salemi. Non è immaginabile che l'isola venga penalizzata ancora una volta. C'è tempo per presentare le controdeduzioni e illustrare, dati alla mano, l'assoluta impercorribilità di questa strada. Visita ufficiale ieri del commissario dell'ASP di Trapani Paolo Zappalà, accompagnato dal direttore sanitario Gioacchino Oddo e dal direttore amministrativo Sergio Consagra, al comune di Favignana per il rinnovo per i prossimi 3 anni della convenzione per la gestione e l'utilizzo dell'idroambulanza. Lo ha reso noto il sindaco Forgione. L'amministrazione comunale riconcede in comodato d'uso il natante Santa Lucia all'ASP di Trapani, che metterà invece a disposizione il personale sanitario per l'assistenza a bordo, un medico, un infermiere e l'equipaggio per la condotta del gommone, disponibile tutto l'anno 24 ore su 24. La giunta comunale di Pedrosino ha approvato un apposito atto di indirizzo per le vittime da coronavirus. Il servizio. La giunta comunale di Pedrosino ha approvato un atto di indirizzo per le vittime da coronavirus. Lo ha reso noto oggi il comune pedrosileno. L'amministrazione ha deciso di porre a carico del comune le spese di acquisto dei loculi cimiteriali per i cittadini di Pedrosino vittime del Covid-19. L'atto di indirizzo ha effetto retrattivo e dunque le famiglie delle persone di Pedrosino decedute nei giorni e nelle settimane scorse a causa del virus potranno chiedere il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dell'oculo tramite presentazione di apposita richiesta e documentazione all'ufficio protocollo, fa sapere il comune. La morte di alcuni nostri concittadini a causa del coronavirus ha profondamente colpito la nostra comunità. Abbiamo pagato un tributo molto alto, così come ha fatto con la prima vittima pedrosilena del Covid-19. Vogliamo continuare a onorare chi ha perso la vita in questi mesi per via di questo maledetto virus, ha dichiarato il sindaco Gaspare Giacalone. Il primo cittadino pedrosileno ieri pomeriggio, attraverso una nota stampa, aveva lanciato un appello alla cittadinanza sul fronte del coronavirus per il rispetto delle regole per contenere al massimo i contagi sul territorio. Cari cittadine e cari cittadini, evidenziato il primo cittadino, vi chiedo di seguire con estremo scrupolo le procedure previste per coloro che sono stati a stretto contatto con soggetti contagiati o che essi stessi risultino positivi. In particolare, aggiunto Giacalone, si deve categoricamente evitare qualsiasi contatto con altre persone almeno nei primi 10 giorni e sottoporsi a tampone molecolare, altrimenti occorre restare in quarantena per 14 giorni. Chi non segue le procedure previste dalla legge deve essere immediatamente denunciato, prosegue ancora Giacalone. Ci apprestiamo ad affrontare un momento ancora più difficile ed è tempo di mostrare maggiore responsabilità, ha concluso il sindaco di Pedrosino. Il coordinamento del movimento Via di Marsala, guidato da Ignazio Chianetta, rafforza la sua squadra. Entrano a farne parte Matteo Paladino, Rossella De Vita, Rossella Mannone e Antonino Gerardi. Nella giornata di oggi, inoltre, il movimento avrà nominato dal sindaco Grillo il suo ultimo assessore. L'indicazione è ricaduta sul nome di Giuseppe D'Alessandro, commercialista e revisore contabile. D'Alessandro attualmente ricopre il posto di comandante della Polizia Municipale del comune di Paceco. D'Alessandro si aggiunge agli altri 2 assessori, Arturo Galfano e Michele Gandolfo.
La Giunta Municipale di San Vito Lo Capo si è riunita per definire i criteri di ripartizione del contributo statale di 72.000 euro per l'anno 2020 previsto dall'ultimo dal DPCM dello scorso 24 settembre, i particolari nel servizio. La Giunta Municipale di San Vito Lo Capo si è riunita per definire i criteri di ripartizione del contributo statale di 72.342 euro per l'anno 2020 previsto dal DPCM dello scorso 24 settembre, che stabilisce che i comuni possono utilizzare le somme del ristoro per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da Covid-19. La Giunta di San Vito Lo Capo ha stabilito di destinare contributi a fondo perduto alle attività economiche, commerciali ed artigiane che hanno sede legale e operativa sul territorio del Comune. La somma di 72.000 euro verrà ripartita in favore delle imprese attraverso una graduatoria che verrà stilata secondo l'ordine di arrivo delle istanze trasmesse via PEC al protocollo del Comune. L'amministrazione ha determinato l'erogazione del contributo pari a 1.000 euro per ciascuna richiesta ed ogni impresa potrà presentare un'unica istanza di contributo. Il bando si può consultare collegandosi al sito internet del Comune di San Vito Lo Capo. Le istanze devono essere presentate da lunedì 11 alle ore 9 a venerdì 18 gennaio alle ore 12. Abbiamo fatto una scelta ben precisa, spiega il sindaco Giuseppe Peraino, quella di aiutare alcune categorie di lavoratori che svolgono dei servizi essenziali tutto l'anno per la nostra comunità e che da quando è in corso questa emergenza sanitaria che ha prodotto effetti devastanti per l'economia hanno avuto meno attenzione, come ad esempio gli allevatori, i pescatori, gli artigiani, chi opera nel settore del commercio al dettaglio o nella lavorazione del marmo. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo Terza Pagina. Benvenuti al TG Vallo Terza Pagina. I carabinieri di Trapani hanno arrestato un 53enne per droga, i particolari nel servizio. I carabinieri della stazione di Borgo Annunziata, nel corso di un servizio di controllo finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato un 53enne. I militari dell'arma da alcuni giorni tenevano sotto controllo i movimenti dell'uomo a seguito di un notevole movimento di persone nella sua abitazione. I carabinieri martedì pomeriggio hanno eseguito una perquisizione a casa del 53enne. Nel corso dell'attività l'attenzione dei carabinieri è stata attirata da una borsa da donna che si trovava tra gli effetti personali dell'uomo non sposato. All'interno della borsa è stato trovato un sacchetto in cellophane contenente della marijuana del peso complessivo di 70 grammi. I carabinieri hanno sequestrato la droga oltre a un bilancino elettronico. L'autorità giudiziaria, nel corso del rito per direttissima, ha sottoposto l'uomo agli arresti domiciliari. L'amministrazione comunale di Castellammare del Golfo ha reso noto che in base alla nuova normativa i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, cosiddetti sfabbricidi, a partire dallo scorso 1 gennaio rientrano nella categoria dei rifiuti speciali, pertanto anche se inseriti nel regolamento del centro comunale di raccolta non potranno essere conferiti presso il CCR sito in contrada Pagliarelli. La Giunta regionale ha deliberato un elenco di 27 interventi di manutenzione di immobili di proprietà regionale, tra cui figura anche il Teatro Tito Marrone di Erice, struttura annessa al Polo Universitario di Trapani. Lo ha reso noto il Comune Ricino. Per il teatro è previsto il restauro tramite lavori di manutenzione ordinaria finalizzati al suo recupero funzionale. Il progetto relativo all'intervento redatto dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani viene stimato
stimato in 4.550.000 euro. Via libera ai contributi regionali per sostenere festival e le rassegne cinematografiche organizzate in Sicilia nel 2020. L'assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo, con decreto del 30 dicembre, ha approvato la graduatoria con cui sono ammessi a finanziamento 20 progetti per una cifra complessiva di 450.000 euro cofinanziati da fondi regionali e risorse europee del Patto per il Sud. Siamo arrivati al termine del TG Vallo terza pagina, grazie per averci seguito, arrivederci.